In primo piano i dati sull'emergenza sanitaria degli ultimi giorni che continuano ad essere costanti, intorno da almeno una ventina di casi ogni giorno in più nella nostra regione. Sta crescendo la preoccupazione, anche se al momento la situazione è sotto controllo dal punto di vista della risposta ospedaliera al tornare a lievitare dell'epidemia. Ma di questi temi parliamo in collegamento con Lanciano, dove vedo il nostro Fabio Lussoso, al suo fianco l'assessore regionale Nicoletta Verie, che appunto coinvolgiamo anche sul tema, credo, della mancata proroga della zona arancione in Valle Peligna. Insomma, queste sono le notizie del giorno e nell'attesa dei dati che arriveranno nel primo pomeriggio. A te Fabio con l'assessore. Sì, Carmine, buongiorno. Prendiamo la linea qui dall'ospedale Renzetti di Lanciano, dove l'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, è intervenuta per fornire ai medici, ai sanitari e ai chirurghi importanti novità sulla riqualificazione e la realizzazione di nuove strutture. Però, assessore, cogliamo l'occasione di averla al microfono per avere le ultime novità sul fronte dei contagi. Ecco, qual è la situazione? Stanno aumentando Sì, purtroppo. purtroppo oggi registriamo un aumento di casi. Quello che emerge è che sono dei casi dislocati nei vari comuni, quindi dei microfocolai, quindi un discorso di prevenzione a largo raggio su tutta la nostra regione, su tutte le ALSE. A livello di prevenzione bisogna lavorare in maniera tempestiva di nuovo sul tracciamento, perché bisogna valutare e verificare se dipendono da alcuni contagi oppure se sono dei focolai autoctoni. Assessore, abbiamo visto come in Valle Peligna fortunatamente la situazione sia leggermente migliorata, tant'è vero che sono stati scongiurati alcuni provvedimenti restrittivi. Ma l'ordinanza che era stata firmata con la decadenza dei 7 giorni, abbiamo visto che in base alla curva epidemiologica che c'è stata non ci sono stati quei motivi, quei requisiti affinché si dovesse continuare con un'eventuale proroga. Questo è importante, vuol dire che la prevenzione ha dato una risposta adeguata perché non c'è stato un ampliamento. Continueremo su questa linea, stiamo attraverso le USCA valutando tutte le situazioni, abbiamo un gran numero di tamponi che vengono effettuati nella nostra regione. Quello che emerge come dato è che c'è un aumento anche di ricoveri negli ospedali, stiamo riorganizzando tutte le terapie intensive. Quello che sembrava un argomento lontano, invece devo dire che sta purtroppo riemergendo e quindi abbiamo allertato tutte le ALSE per mettere in sicurezza tutti gli eventuali ricoveri. Le strutture sanitarie comunque stanno lavorando, come dire, al regime normale. Sì, le strutture sanitarie stanno lavorando, proprio nella riunione qui avuto a Renzetti è emerso come c'è un ottimo programma per il recupero dell'abbattimento delle liste di attesa, perché purtroppo sono stati tanti pazienti passati in seconda ordine per il periodo Covid e adesso dobbiamo essere tempestivi attraverso anche un programma che abbiamo presentato al Ministero per abbattere queste liste d'attesa, sia da un punto di vista ambulatoriale che chirurgico. Infatti è stato sottolineato come sì, le morti per Covid siano importanti, però sono più che triplicate le morti per malattie tumorali e cardiache. Sì, questo è un indice a livello nazionale e quindi andremo avanti con uno screening e quindi invito tutta la popolazione a sottoporsi allo screening. Grazie Assessore, buon lavoro. Lasciamo agli incontri qui all'ospedale Renzetti. Ringrazio Diego Martelli per questo collegamento dall'interno dell'ospedale Renzetti di Lanciano. A voi studio.